L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti e preoccupazioni in casa Napoli perché già delle diciamo avvisaglie c'erano già state per il pareggio con il Modena di Coppa Italia, la vittoria di Roma, insomma qualcuno potrebbe dire lascia il tempo che trova, è Coppa Italia, sai, però si comincia magari a soffare sul serio e le avvisaglie già c'erano state, Conte l'aveva detto, situazione un pochettino particolare. Imbarazzante perché a suo dire ha visto una squadra che dal punto di vista mentale era, se non dico scarica, un buon primo tempo. Io non ho visto nulla, posso soltanto riportare quello che so per vie trasverse, per bocca altrui quantomeno, fonti mie e quant'altro, e nulla, il Napoli esce sconfitto, io non so se ridimensionato, ma con tante problematiche da quel di Verona. Il dato statistico lascia un attimino perplessi qual è, che comunque c'è, Conte all'inizio il 62% dei casi era riuscito a esordire con una vittoria, pochissimi casi con un pareggio, se non sbaglio con Inter e Juve in 6 apparizioni, mi sembra 5 vittorie e un pareggio, quindi questo è un po' un'avvisaglia poco positiva per i tifosi del Napoli, l'aveva detto, tante problematiche. È in arrivo l'esterno Davide Nera, secondo comunque molto molto forte tecnicamente, appunto l'uomo uno contro uno lo salta anche con una certa rapidità e facilità, quindi sicuramente un buon giocatore, ma è inutile prenderci in giro, situazioni poco piacevoli, tipo sento anche tanti tifosi, anche tanti giornalisti addetti ai lavori che dicono vabbè però poi il Napoli anche, ma che lo dico un tifoso lascia il tempo che trovo, che lo dico un giornalista mi lascia perplesso perché non sto qui a fare i nomi, ma è stato detto. Sì, ma il Napoli ha abbandonato la pista a Brescianini perché non era una priorità per Conte. Sono tutte cazzate perché uno dei nomi che Conte aveva fatto sul mercato perché gli poteva interessare, diciamo, e eventualmente come panchina, diciamo, all'Obotka o eventualmente, diciamo, in supporto fondamentalmente, quindi anche vicino all'Obotka, era Brescianini. Brescianini non è arrivato perché comunque c'è stato questo exploit da parte dell'Atalanta, quindi comunque è un qualche cosa di poco positivo da questo punto di vista, ma si va avanti ed è inutile prenderci in giro. Uno dei nomi che ha fatto Conte, ma lo sanno pure le pietre della strada, è Lukaku. Lukaku non arriva, ci sono problematiche in tal senso, va venduto Osimhen, se Osimhen non viene venduto è complicato poi fare mercato. Osimhen, da quello che io so, ha un, se non un patto o qualcosa di similare con il Paris Saint Germain, però adesso è il Chelsea che sta cercando di vedere un attimino cosa si può fare. Bisogna abbassare le pretese, di sì, nemmeno sospetto, sono stati fatti anche degli altri video da questo punto di vista, che sicuramente quella clausola scissoria sui 130 milioni di euro era abbastanza complicata dal verificarsi, quindi in pratica non so se in modo poco piacevole, inappropriato, sfortunato fate voi, il fatto di aver magari voluto mettere una clausola su Osimhen ha ingabbiato il giocatore che a quelle cifre non partirà mai. Si parla di fondamentalmente 100 milioni di euro, scendere di quei 20-30 milioni di euro, 30 milioni di euro da quelle cifre, e bisogna un attimino vedere cosa accade, cioè nel senso che se non sbaglio il Paris Saint Germain attualmente si è fiondato su Lokman, è un problema da quel punto di vista, nel senso che io non so, e rimane soltanto il Chelsea, bisogna vedere se poi Osimhen vuole andare al Chelsea, ripeto. Da questo punto di vista è un pochettino un problema, quindi il Napoli, spero per i tifosi del Napoli che il Napoli da Neres possa anche poi prendere qualche altro giocatore, ma ribadisco, in ottica generalizzata è inutile che diciamo l'unico nome perché è stato fatto da Conte, è un dato di fatto, è Lukaku. Lukaku, seppur arriva, è un gran problema perché arriva appesantito, bisogna vedere. Per rimetterlo in condizione ci vuole quantomeno un mese. Il Napoli sta in ritardo, parte in ritardo, Conte lo aveva detto, e ha sposato una causa con tante problematiche, è così, è davvero, davvero complicato. Chiaramente magari anche le altre sono partite un po' in sordina, vedremo cosa accadrà oggi con la Juve, però ripeto anche un po' il Milan, l'Inter, la Roma non è andata al di là dello 0-0, quindi però sai, partire su un campo di una squadra come il Verona, laddove hanno fatto gol due esordienti e non avevano mai fatto gol in Serie A, ripeto, senza Buongiorno è un gran problema, perché poi senza fare nome Gabriel Jesus lascia il tempo che trova, quindi una squadra discreta, e se non c'è il guizzo di Carascavelli è un gran problema. Poi sai,
anche il discorso riguardante magari Simeone, gente che è sul mercato, un po' dappertutto per l'amor di Dio, perché magari accade anche alla Juve, anche da qualche altra parte, che sono dei giocatori magari, non dico epurati, ma fuori rosa e quant'altro. Però ripeto, le problematiche del Napoli sono tante e ora è quella che affrontiamo rispetto ad altre, perché ripeto, uscire da Verona con una sconfitta sonante, Conte ha fatto anche le scuse ai tifosi del Napoli, penso che comunque qualunque tifoso del Napoli che sia preparato o non preparato in materia calcistica, penso che tremendamente preoccupato, una situazione che rispetto all'anno scorso non so se avrà una risoluzione positiva. Qui non c'è bisogno di avere la bacchetta magica per capire che solo Conte da solo non poteva fare chissà che. È brutto pure che magari diventi il parafulmine di tutto, però dire poi che anche tutta colpa di De Laurentiis è anche giusto, perché le cause si sposano in due, i matrimoni si fanno in due, quindi Conte al momento in cui accetta 8 milioni di euro va a Napoli, si prende anche la responsabilità, ma lui la faccia ce l'ha messa. Il problema è che poi vale tra un tot, se non mantiene lui, non regge lui, ripeto, arrivano i giocatori ancora. E ci abbiamo altri, non lo so, neanche 15 giorni di mercato, forse 10, neanche. Bisogna vedere dove si arriverà, però ribadisco, le colpe di De Laurentiis sì, però non sono soltanto colpe sue, perché sicuramente dal punto di vista mentale, e lui lo ha detto, una squadra come il Napoli che il primo tempo è in quel modo, il secondo poi crolla assoppiata dal punto di vista mentale, quindi superficiale, scarica, demotivata, e lui è preoccupato sul fatto che questa è una squadra demotivata. Bisogna lavorare tanto sulla testa dei giocatori, io non so le tempistiche a disposizione di Conte quali sono, ma sicuramente il tempo a disposizione di Conte non è tanto, e già il tempo se poco, i giocatori non ci sono, è una situazione abbastanza complicata, davvero. L'artista esistenziale, buongiorno a tutti.